Francofonte, strage di Capaci, il 23 maggio, evento celebrativo per una giornata da ricordare. In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, nella quale perso la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, il comune di Francofonte, assessorato alla pubblica istruzione, ha organizzato un evento che si svolgerà il 23 maggio. Alle 10 la manifestazione si aprirà con gli studenti del secondo istituto comprensivo Dante Alighieri di Francofonte, la posizione di una targa sull'albero della legalità nel cortile dell'istituto. Parteciperanno i componenti del consiglio comunale dei ragazzi, i docenti, la dirigente scolastica, la professoressa Teresa Ferlito. La manifestazione proseguirà poi all'esterno della scuola alle 11 in piazza Dante Ville e vedrà la partecipazione attiva degli studenti dell'istituto superiore Nervi Alaimo e l'istituto superiore Elio Vittorini. Verrà apposta una targa alla legalità in uno degli alberi in piazza in memoria delle vittime della mafia. Saranno presenti anche autorità civili e militari e associazioni di volontariato. La giornata si concluderà alle 17.58 con un momento di silenzio. A tal proposito l'assessore Impeduglia invita i cittadini ad esporre delle lenzuola bianche sui balconi come simbolo della lotta alla mafia. L'evento fa parte del progetto nazionale Palermo chiama Italia con l'iniziativa Di cosa siamo capaci. Fonte aderisce per la prima volta con iniziativa a carattere locale. Francofonte risponde 1992-2024. La partecipazione di tutti è importante, sottolinea l'assessore alla pubblica istruzione in Peduglia. A ricordare è fondamentale per non dimenticare ciò che è accaduto, ribadiscono il sindaco Lentini e l'assessore in Peduglia.